Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Isola dei Famosi, quest'anno il programma sta regalando al pubblico da casa forti emozioni raccontando le storie drammatiche e coinvolgenti dei concorrenti. Naufraga incinta. Soltanto qualche settimana fa il pubblico e la stessa conduttrice Ilary Blasi hanno scoperto in diretta che il concorrente Roger Balduino ha un figlio che teneva segreto per proteggerlo e per tenerlo lontano dai curiosi e dai riflettori. La sua storia ha lasciato tutti senza parole ed ha commosso chiunque. Il concorrente ha raccontato di non aver trascorso molto tempo con il figlio che vive lontano da lui e di soffrirne parecchio il distacco. Ilary è riuscita a fargli avere un bellissimo regalo, una lettera ed un disegno che il piccolo ha fatto per lui. A proposito di distacco, una coppia dell'Isola dei Famosi sa cosa vuol dire soffrire a causa del distacco. Stiamo parlando dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, che da piccoli sono stati separati a causa del divorzio dei genitori. Edoardo è cresciuto con la madre mentre Guenda con il padre. Guenda ha scelto di stare con lui pensando fosse più divertente, senza pensare al dolore che avrebbe inflitto alla madre. A distanza di anni, dopo essere diventata mamma tre volte, ha capito il grande errore commesso. Isola dei Famosi, Naufrago abbandona per motivi familiari. Isola dei Famosi, la storia di Guendalina. All'Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha raccontato il difficile rapporto con la mamma, l'allontanamamento da lei a seguito del divorzio e il riavvicinamento dopo la scoperta della prima gravidanza. Quando Guenda ha scoperto di essere incinta aveva soltanto 17 anni. Si era lasciata con il fidanzato da poco ed era completamente da sola. Così è andata al consultorio, ha indossato la vestaglia, ma poco prima dell'anestesia è arrivata la madre. La signora Emanuela, presente in studio, ha raccontato di essersi resa conto dell'errore che la figlia stava per commettere e di averle proposto di vivere a casa sua perché lei l'avrebbe aiutata. E così è andata. Oggi mamma e figlia hanno un rapporto quasi normale, faticano a lasciarsi il passato triste e difficile alle spalle, ma si vogliono molto bene. Le loro storie sono molto simili perché anche la signora Emanuela ha avuto il primo figlio a 18 anni e anche per lei è stato tutto in salita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!